Moscato di Cagliari, un altro autoctono in Sardegna. Si differenzia dagli altri moscati, naturalmente dal punto di vista ampelografico, sia per dimensione del grappolo, delle caratteristiche della foglia, e in Sardegna è coltivato soprattutto, come dice la DOC stessa, soprattutto nell'area sud Sardegna. Attualmente noi lo utilizziamo solo e esclusivamente per ottenere un vino passito, con un appassimento naturale in pianta, con gradazioni zuccherine che raggiungono al momento della vendemmia il 28-30% di zuccheri, che ci danno poi, una volta vinificato, un vino con 14 gradi alcolici e un residuo zuccherino di 80-100 grammi di zuccheri residui. Un vitigno abbastanza delicato per certe fisiopatie, ma che se vinificato bene dà naturalmente dei risultati molto molto interessanti. Gli abbinamenti principali, almeno nella tipologia appunto liquorosa così naturale, naturalmente trovo un abbinamento naturale nella pasticceria a base mandorla dei classici dolci sardi, quindi dei gâteau, delle papassine, eccetera. Un vino che sopporta tranquillamente un invecchiamento di molti anni. Questo attualmente, infatti, noi siamo presenti con l'annata 2010, che attualmente appunto riesce a esprimere comunque, se guardiamo una curva di maturazione dal punto di vista organolettico, siamo sicuramente nella posizione più ottimale per essere degustato, e siamo nel 2014. Bottiglie prodotte di questa tipologia siamo circa sulle 50.000 bottiglie annue. Appunto, attualmente siamo nel 2010 e poi adesso a breve usciremo anche con l'annata 2011.